Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Questo è il quinto di 10 video che trattano l'intelligenza artificiale e i siti che si possono utilizzare per sfruttarla al meglio. Il primo sito di oggi è esattamente questo qua, Brand Crowd. Brand Crowd Name Generator ci permette di andare a creare dei nomi originali per le nostre attività. Magari vogliamo aprire un sito, vogliamo andare a creare un qualcosa di personale, un progetto. Questo sito ci permette di andare a creare in pochi secondi dei nomi di effetto che possono sicuramente colpire. Troviamo subito questa barra che ci permette di digitare delle parole che poi l'intelligenza artificiale sfrutterà per andare a comporre il nome del nostro brand. Mettiamo che vogliamo andare ad aprire un sito web che tratta di computer, possiamo andare a scrivere ad esempio software, computer and gaming, se vogliamo anche aggiungere il lato gaming. Clicchiamo su Generate, in pochi secondi ci va a generare appunto un nome che tiene in considerazione delle parole chiave che siamo andati a scrivere. Tech Pro, Bytech, GameZone, SoftTech. Poi possiamo anche andare a fare una ricerca con un nome diciamo più lungo, semplicemente andando in questo menu a tendina, andando a selezionare Long, All Style, Creative. Quindi abbiamo anche diversi filtri che possiamo andare ad aggiungere. Vediamo che cosa ci va a generare. Pixel, Tech Solution, Code Craft Innovation. Come vedete i nomi sono veramente originali. Possiamo anche andare a fare magari la ricerca su un nome più professionale. Vogliamo fare un nome più corto, un nome che si ricorda, un nome più di impatto. Possiamo andare a selezionare qua. Short, Update. Techware, Cyberlink, Innovatech, Softworks, insomma tutti i nomi che veramente sono davvero interessanti. Inoltre ci va anche a generare dei loghi che corrispondono esattamente alla parola che abbiamo selezionato. Ci piace ad esempio Innovatech, vediamo. Ci va a creare appunto dei loghi che possiamo andare a utilizzare. Anche magari se vogliamo aprire una pagina social, una pagina di Instagram, ci va a generare dei loghi totalmente nuovi che poi possiamo anche andare a prendere spunto. Mettiamo che vogliamo andare a prendere ad esempio questo logo che ci è stato generato, tutte le varie opzioni che questo sito ci mette a disposizione. Possiamo andare a cambiare il colore, insomma tantissime opzioni. Possiamo andarlo ad animare, se vogliamo fare un logo dinamico possiamo anche andare a mettere un'animazione. Insomma, qualsiasi cosa. Purtroppo questo sito è a pagamento. Infatti, se noi andiamo a fare download, ci chiederà di abbonarci. Il costo è veramente irrisorio. Se siamo delle persone che ad esempio seguono le varie attività commerciali, come si espongono sui vari siti web, sulle pagine Instagram o comunque sui social, e dobbiamo creare dei loghi, possiamo anche andare a creare per altre cose che adesso andiamo a vedere, ad esempio business card, social network. Qua principalmente ci sono tutti i social più usati. Facciamo un esempio, vogliamo andare a creare un banner su YouTube, andiamo a cliccare YouTube banner, sport, va bene, ci dà sport come indicazione. Vediamo che banner ci va a generare, eccoli qua. Siamo ad esempio delle persone che seguono magari le palestre sotto l'aspetto dei social, magari sul sito, farci pagare anche magari per aprire un canale YouTube e pubblicizzare quella che è la palestra, e in 2 secondi andiamo a creare qua una copertina da utilizzare. Con Brand Crowd possiamo anche andare a creare ad esempio dei menu. Andiamo a selezionare quel menu, mettiamo che vogliamo andare a creare il menu di un'hamburgeria, scriviamo hamburger, create, e ci genera un menu che poi possiamo andare a personalizzare in base a quelli che sono i panini che l'attività vende. Guardate questo qua quanto è fatto bene ed è stato generato in pochissimo tempo. Magari con un abbonamento di questo tipo di $5 al mese andiamo a creare copertine, pubblicità, qualsiasi cosa per le varie attività, e possiamo veramente moltiplicare i nostri guadagni. Detto ciò, il sito è molto semplice da utilizzare. Possiamo poi magari andare a utilizzare tutto ciò che andiamo a generare per poterlo vendere sulle varie piattaforme come Fiverr, Etsy, poter guadagnare davvero parecchi soldi.
con la possibilità di generare in un giorno 20, 30, 40, 50 immagini in base a quelle che abbiamo bisogno. Quindi ci andiamo a fare commissionare un lavoro sulle varie piattaforme che ci permettono di operare come freelancer e poter guadagnare online. Il secondo sito che andiamo a vedere oggi si chiama immerse.zone, che è un sito che ci permette di andare a creare immagini completamente nuove con l'intelligenza artificiale. Abbiamo la possibilità di o andare a prendere delle immagini, caricarle e trascinandole qua e andando a creare delle immagini fax simili di quello che abbiamo appunto caricato, o se no possiamo tramite la barra di strumenti andare a inserire delle parole chiavi e generare un'immagine completamente nuova che non è mai esistita. Cerchiamo ad esempio tartaruga che nuota nel mare. Pensiamo che dobbiamo fare un lavoro che richiede delle immagini di natura, di animali. Ad esempio prendiamo questa immagine qua, la andiamo a scaricare, perfetto, e la andiamo a trascinare qua dentro il sito. Come vedete, da questa immagine qua ci crea queste bellissime altre immagini che possiamo andare a scaricare in maniera molto veloce. Andiamo a fare ad esempio scaricamento e ce la va a scaricare qua pronta all'utilizzo. O se no possiamo andare a scrivere direttamente nella barra di ricerca Turtle Swim Sea. Andiamo che cosa ci esce. Ecco qua la nostra tartaruga che nuota nel mare generata dall'intelligenza artificiale. Naturalmente se andiamo a caricare un'immagine già esistente, secondo me il risultato è ottimale. Comunque vi ricordo che tutti questi programmi qua prediligono degli input in inglese, però si possono utilizzare anche in italiano. Guardate questa immagine che bella che è. La possiamo andare a scaricare, possiamo andarla a utilizzare. È un sito davvero semplicissimo, poi sicuramente ha delle altre funzioni più avanzate, ma voglio semplicemente mostrare la base di questi programmi. Poi ci dà anche delle altre indicazioni, degli altri suggerimenti che possiamo andare a utilizzare per semplificare ancora di più il nostro lavoro. Il terzo sito di oggi si chiama Paraphraser. Paraphraser è un sito che ci permette di avere diverse funzionalità. Purtroppo molte funzionalità sono a pagamento, però vi faccio vedere diciamo il sito a 360 gradi, poi sta a voi decidere se potrebbe essere uno strumento interessante. Allora, innanzitutto c'è la parte di riscrittore di testo, dove noi andiamo a incollare appunto qua un testo. Noi andiamo a incollare qua un testo e ce lo va a generare secondo quelli che sono i nostri criteri, quelli che sono i filtri che vogliamo andare a utilizzare, come dice appunto che è a pagamento. Però se vogliamo ad esempio scrivere un testo e renderlo proprio più professionale, ci sarà il filtro qua di renderlo più professionale, appunto ce lo riscrive qua a fianco cambiando le parole. Poi c'è anche il correttore grammaticale nel caso in cui vogliamo andare a caricare un testo però non abbiamo voglia di vedere se abbiamo scritto effettivamente tutto corretto, lo andiamo a incollare e ce lo traduce, andiamo qua a incollare il testo e ce lo corregge a livello grammaticale. Qua purtroppo non c'è la lingua italiana, però poi possiamo andarlo a tradurre dalla lingua inglese, non c'è assolutamente nessun problema. Qua invece ci permette di fare un riassunto del testo in base a quello che potrebbe essere una lunghezza più o meno lunga. Vi faccio un esempio. Andiamo a chiedere a ChatGPT di generarci un testo sullo sport. Scrivimi un testo sullo sport. Ok, lasciamo rigenerare il tutto. Ci basta assolutamente già quello che ha scritto. Aspettiamo il prossimo punto, ok. Lo andiamo a copiare, lo andiamo a incollare. Ipotizziamo che vogliamo fare un riassunto non troppo breve. Andiamo a utilizzare magari il 50%. Chiudiamo questo banner. In pochissimo tempo ci fa un riassunto. Ipotizziamo che questo riassunto secondo noi è troppo corto. Andiamo a aumentare un po' la lunghezza di riassunto. Ed effettivamente, come vedete, il riassunto è diventato un po' più lungo. Possiamo anche far generare dall'intelligenza artificiale un riassunto più schematico, un riassunto diciamo tramite un elenco puntato dove ci dice le cose più importanti. Possiamo anche fare un controllo grammaticale.
qua ci sta appunto dicendo controlla la grammatica, ne andiamo a controllare. Queste sono le funzionalità di questo programma, che è davvero davvero interessante, e poi effettivamente se viene utilizzato a livello lavorativo noterete quanto può essere utile. Cosa interessante veramente è la riscrittura di articoli, perché è come se noi andassimo a prendere un articolo già pronto e lo andassimo a modificare, quindi effettivamente l'argomentazione è quella, però è scritta in altre parole. Lo possiamo scrivere secondo quelli che sono i nostri criteri, le nostre esigenze. Ora passiamo a un sito di intelligenza artificiale che potrebbe essere, anzi sicuramente è utile per i content creator, soprattutto per quelli del food, quelli che magari hanno un canale YouTube, sono dei food blogger. Si chiama Let's Foodie ed è un sito che ci permette di andare a generare ricette in base agli ingredienti che abbiamo a disposizione. Clicchiamo qui. Esiste questo, ora non me lo carica, ma in ogni caso quello che ci interessa a noi è andare a scrivere i determinati prodotti che abbiamo e vediamo che ricetta ci genera. Ad esempio scriviamo rice, lemon, possiamo scrivere fish, potatoes, sauce. Quindi vediamo che ricetta ci genera avendo scritto riso, limone, pesce, patate e salsa. Non sappiamo che cosa cucinare questa sera, abbiamo determinati prodotti, non troviamo una ricetta adeguata, utilizziamo questo sito qua e generiamo appunto una ricetta che probabilmente non è mai stata fatta, però potrebbe essere anche utilissimo, anzi è sicuramente utilissimo per tutti i content creator che trattano di food, tutti i food blogger, tutti gli youtuber che vogliono portare delle ricette particolari. Magari potreste anche scrivere un libro da vendere online con delle ricette particolari che sono state generate dall'intelligenza artificiale, vi sto dando dei vari spunti. Qua perfetto, mi dà tutto ciò che serve, addirittura le porzioni mi dà, e tutta la procedura, mi elenca la procedura effettivamente qua. Possiamo andare a tradurre se non sappiamo l'inglese. L'ultimo sito che andiamo a vedere oggi crea musica tramite l'intelligenza artificiale e ci permette di creare delle basi in relazione a quelle che sono le nostre preferenze musicali o di cui abbiamo bisogno, e si chiama Soundful. Qua facciamo la registrazione all'account Start for Free, quindi andiamo a provare un qualcosa di gratuito. Inizialmente ci fa settare quelle che sono le nostre preferenze musicali e ci permette di andare a generare delle basi principalmente su quelli che sono i nostri settaggi. Poi possiamo andare a salvare l'audio, possiamo anche scaricarlo. Ci sono degli audio che sono a pagamento, come questo ad esempio, ed è a pagamento, altri audio invece che possiamo andare a scaricare gratuitamente. Questa è la schermata iniziale. Andiamo a sentire ad esempio una base che ha generato già. Andiamola a sentire. Un po' una base di suspense. Andiamo a sentire magari qualcos'altro. Sentiamo qua hip hop. Mi serve qualcosa di più lungo. E direi che ci sta, ragazzi. Ci sta assolutamente. E andiamo a sentire l'ultima, tanto per farvi sentire pop. Se ci piace la base possiamo andare a mettere tra i preferiti, lo troveremo nella nostra libreria esattamente qua, e poi possiamo anche andare a fare il download. Se clicchiamo poi sul template ci sono tutti i vari generi, e qua possiamo andare anche a cercare il nostro genere preferito. Mettiamo ad esempio house, vediamo tech house. Questa è una traccia che è già stata creata l'8 marzo, come vedete.
e poi possiamo andarla a scaricare in maniera completamente gratuita. Ora possiamo andare a condividere direttamente sui social o possiamo inviarcela tramite mail e scaricarla. Ragazzi, il video di oggi finisce qua. Sono sicuro che questi 5 siti siano davvero utili ed interessanti, perché ci permettono di fare davvero tante cose, soprattutto cose diverse. Quindi se aguzziamo l'intelligenza possiamo andare a vendere i prodotti online che creiamo tramite i siti di intelligenza artificiale per ottenere dei guadagni, diciamo, su vasta scala, aumentare di più sempre il nostro portafoglio clienti. Mi raccomando ragazzi, seguitemi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, attivate la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video che usciranno, perché usciranno ancora 5 video che riguardano siti che utilizzano l'intelligenza artificiale. Se voleste approfondire qualche sito in particolare lo faremo assolutamente. Lasciatemi un bel commento scrivendomi se avete bisogno di siti specifici per creare qualcosa con l'intelligenza artificiale, perché sarò ben contento di andare a fare ricerche e portarvi sul mio canale. E ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!